vede, oggi siamo qua su Miroreggio, mi stavo un attimo impappinando. Siamo spesso su Miroreggio perché voglio approfittare a fare appunto questo video per dirvi una cosa importante. Rispondere sicuramente qua sopra il sondaggio è assolutamente. Allora, praticamente ho visto che molti youtuber fanno questa cosa che io in realtà non ho mai fatto. Praticamente quando iniziano una nuova serie, portano quella serie fino alla fine della storia, senza portare altre serie. È una cosa che io ci volevo pensare, ci avevo pensato, ma non avevo mai fatto. Quindi, ovviamente, se voi decidete, se accettate, insomma, questa proposta, ovviamente varrà per tutto quanto il corso del nostro canale, ovviamente, di questo, o comunque di questo canale. Quindi, ad esempio, se io ho iniziato Mirror Edge da oggi, fino a che la sua storia non finirà, io continuerò appunto a portare Mirror Edge. Quando poi finirà la storia, quindi non porterò più su questo canale questo gioco, inizieranno tipo una o due settimane di giochi parecchio a caso, come quelli della Nintendo, eccetera. Questa cosa ovviamente vale soltanto per i giochi come Life is Strange, come Inside, come Mirror Edge, eccetera. Come i giochi della Wii, che sì, abbiamo iniziato delle serie. Quindi come Kirby, come Mario Bros, questi varranno come giochi a caso, perché penso, se a mio parere, che ad esempio Mirror Edge o comunque Life is Strange siano un po' più importanti o anche un po' più interessanti rispetto ai giochi della Nintendo che porto magari di più per intrattenervi o per fare qualcosa di divertente, eccetera. Quindi ovviamente fatemelo sapere con un mi piace, con un commento e rispondete qua sopra al sondaggio. E niente, io direi di partire perché già stiamo facendo un'intro molto molto lunga. Ah, e a proposito, visto che Mario Party 10 è una serie fissa, ovviamente Mirror Edge da ora in poi ci sarà soltanto da lunedì al sabato, ovviamente, che varrà poi per tutte le altre serie perché Mario Party 10 resta fisso alle 10:30 di domenica. Comunque, andiamo. Ok, eccoci qua. Ho fatto un attimino questa parte perché ci aveva fatto riprendere troppo da prima. Allora, credo che ci eravamo fermati proprio qua, no? E credo che dobbiamo andare di qui. Come sarà? Non so se dobbiamo andare avanti. Arriva il treno che mi acceca. Non so se tipo andiamo avanti e non c'è assolutamente niente perché ci stiamo perdendo qualcosa o meno. Ah no, sì, devo andare di qua. Ok. Devo fare un salto particolarmente. Ok. Tuffo. Ok. Ah no, qui è chiuso. Lì c'è qualcosa di rosso, quindi probabilmente dobbiamo andare a quella cosa rossa. Ok, là abbiamo fatto lo scattino. Ok. Dobbiamo arrivare a quella cosa rossa. No, cavolo, ci posso arrivare, ci posso arrivare. No, ma perché non salta? Mamma mia! Questi comandi li potevano fare un po' più semplici, cioè veramente, mamma mia. Che è successo? Flusso libro, ma cosa ci ha passato sopra sto robo? Ci può? Dai, non ci può passare sopra le cose però, eh! Oh, mamma mia, ci Signora voleva! Clinton, sei in una sala di aerazione della metropolitana. Ma sai che dobbiamo. Prendi la lift. Sì, dobbiamo Dentro c'è arrivare solo là. una delle gallerie. Sì, a questo cosino per fermare le ventole. Poi dobbiamo passare, credo, a una di queste ventole qui accanto. Sì. Era qua. Ok. E sdish. Prendi i treni. Prova i treni. Prendi i treni. Ah, stanno spazzolando tutto! Siamo pronti? Vai, ora! Aia! L'abbiamo preso! Andiamo in fondo. Mamma mia. Oh, sta cadendo! Oddio! No, non so come ho fatto a lisciarlo. Dobbiamo cambiare treno? Sì. Ahia, fatemi.
so perché c'era scritto cambio treno e poi non so se ero un attimo fermato e quando ho saltato non ho preso bene la rincorsa. Non lo so. Occhio, arrivo alla galleria bassa. Aia, ma come, perché? Non è vero! Ce l'ho fatta però. Siamo alla fine. Almeno abbiamo tempo per... Aia! 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 Sto praticamente morendo perché non sto guardando dove stiamo andando. Che sta succedendo? Ui! Fermare i treni nelle gallerie. Ui! Ok, siamo fermati. Hai un treno alle spalle. Sai che dobbiamo... Hai un treno alle spalle? Cosa? Che treno? Dobbiamo andare di là! No, no, no! Ma di qua! Avevo visto qualcosa di rosso, ma non pensavo che fossi da per una porta. Se di nuovo nei guai... Ok, ok, entrare in una porta, è una porta. Oh, ce l'abbiamo fatta in tempo, ragazzi! Veramente in tempo! A che stai pensando? A un assassino. Ah, sì? Sì, di Pope. Ho saputo di un incontro al New Eden domani. Ci farò un salto. Cazzo, Fate. Ma perché? Non è la tua guerra. Mettiti da parte. Quando ero piccola, avevo una scarsa opinione della città. I miei invece no. Per loro c'era qualcosa che andava difeso. Mamma e papà erano amici di Pope. Organizzavano proteste, boicottavano il sindaco, coinvolgevano anche me e Kate. Ma per quanto mi sforzassi, non capivo. Perché lottare? Merk dice che tua madre è morta. È stata uccisa durante le sommosse. Una marcia di protesta, finita male. Brutto colpo. E così la famiglia, beh, è andata a pezzi. Papà non se l'è mai perdonato. E io sono fuggita di casa. Forse neanche io l'ho mai perdonata. E allora chi ha incontrato Merk? Mia sorpresa, mentre rubavo in casa sua. Davvero? Non me l'ha mai detto? Voleva addestrarmi. Mi sembrava una bella occasione, ho detto di sì. Non avevo molte opportunità. Ciò che fai ora, Fate, è il modo più veloce per farti uccidere. Hanno incastrato mia sorella, Sel. E io la tirerò fuori dai guai. Le devo almeno questo. Sopravvivrò, come sempre. Sopravvivere non basta. Bisogna anche vivere. Ehi, vieni con me domani. Potresti aiutarmi. Non posso, ho un lavoro per Drake. Dice che mi sto rilassando. Ora devo andare. Ok, tanto fra poco cominceranno a sparare. Su, vai. Fate, sta attenta. Se Opon ha detto la verità, andrà per lì, ma attenta. Callaghan è da quelle parti in corteo per la sua campagna. Quindi ci saranno blocchi stradali un po' dappertutto. Ok, dobbiamo credo scendere perché c'è un tubo lì. Whee! Oh my god, ok, sì, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Credo che dobbiamo scendere, sì. Oh. Ok, questo è un buon metodo per scendere. I tubi sono molto buoni, ok. Non so dove andare. Ok, no, credo... Proviamo a vedere di qua. Troverai una via d'accesso al ponte alle sezioni 3 e 4. Wow, per la prima volta siamo proprio in mezzo alla strada. Lì ci sono dei tubi. Ok, credo che dobbiamo salire per di qua. Sì, dobbiamo salire, ma credo di sì.
credo per questa via, no? Credo, dobbiamo andare di qua? No? No, è uguale, è la stessa cosa. Aia, poi mi spara noi! I nuovi treni, non so, credo che dobbiamo andare di qua, detto per la via 3. Ok. Andiamo che è appena passato il treno, quindi possiamo. Lì c'è una corda, ho visto una corda, ecco una corda. Spero di poterla utilizzare. Aia, ma chi è che mi spara? Basta, mamma mia, lì c'è una porta. Vai. Qui siamo al sicuro, credo. Non so, siamo un elicottero. E siamo di nuovo fuori e ora rientriamo di nuovo. Non ci sto capendo niente. Lì c'è la polizia, qui c'è. C'è un coso. Vai, un ascensore. Ok. Siamo al sicuro perché sicuramente stiamo andando sul tetto. E beh, diciamo che il tetto è la nostra casa. Completamente, letteralmente. Vabbè, il fatto è che ci mettono veramente tantissimo gli ascensori ad arrivare su, Capito che magari sono molti piani, però insomma, magari ci danno un po' di tempo per chiacchierare e parlare di quello che è successo fino ad adesso. Può darsi, noi che ne sappiamo. Ok, così a caso. Credo su questo edificio. Ah sì, mi sa che dobbiamo andare là. Credo che dobbiamo sorpassare la staccionata. Ecco sì. Di qua? No. Oddio, ho visto della gente. Dobbiamo sbrigarci. Ok, sbrighiamoci. Oddio, che è successo? Che ha fatto una mossa stranissima. Lì c'è un tubo che non so se si può utilizzare. Sì, si può utilizzare. Credo che dobbiamo salire sull'altro tetto perché dobbiamo scappare. Beh, magari sbrighiamoci perché sennò qua potrebbe diventare un problema. Ok. Ah, dobbiamo saltare qua. Ok, ci ha fatto salire. Ok. Stiamo praticamente saltando per tutte le robe. Cavolo, l'elicottero. Dobbiamo scendere. Aia. Mi ha fatto male. Oddio, no, non cadere. Qui c'è l'elicottero. Ma sì, dobbiamo uccidere sti tizi. Dobbiamo far avvicinare assolutamente uno. Perché se siamo sotto mira dell'altra gente. Eccolo. E invece. Eccolo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Vieni qui, barbatruccolo! Ok, ora togliamo questa, prendiamo questa e andiamo dietro. Prendiamo un po' di vita. Ok. Credo che dobbiamo... Ah no, qui ci sono dei tubi. Ma si possono prendere? Ah sì, ok. Credo che sia la via giusta o comunque qualsiasi prendiamo, credo sia la stessa cosa comunque. Sì. Quanto pare sì, magari potevamo andare di là e abbiamo scelto sta via, non lo so. Comunque. Bene così, ci restano solo pochi isolati. Qui c'è qualcosa, sì, credo che dobbiamo salire, non dobbiamo scendere stavolta. Opla! Ok, abbiamo ancora un po' di tubo da scalare. Ok, eccolo qua. No? Voilà! Dobbiamo salire. Ah sì. Ok. Aspetta però, non ho controllato se c'erano altri parti. Mannaggia, muori. Forse ce la faccio? Forse ha detto. No. Ok, probabilmente sì, ci ha fatto rinascere anche qua, quindi probabilmente questa è la via giusta che dobbiamo seguire. Ok, tra un po' cambiamo tubo.
possiamo cambiarlo anche adesso, già che ci stiamo. Almeno saliamo direttamente sull'edificio. Ok, ci siamo. Ora credo che dobbiamo salire. Di qua. Ah sì. Ok, voilà. Di qua? No, non si è aggrappata, ok. Anche se, ok, però qua ci fa rinascere proprio qua, quindi può darsi che questa via è corretta. Eh sì, è corretta, ci si può andare, lì c'è anche un tubo. Ok, forse non ci eravamo aggrappati proprio bene e non abbiamo saltato in modo giusto. Va bene. Saliamo anche su quest'altro edificio. Ci stiamo arrampicando veramente tanto. Se non ci fossero questi tubi, non so dove saremmo arrivati a questo punto, Allora, lì ci sono delle corde e qui ci sono dei tizi. Io direi di scappare. Poi sono andati. Wow, ce ne stiamo andando così di cattiveria. Ok, automaticamente andiamo di qua. Saliamo qua. Facciamo sta roba. Facciamo quest'altra roba. Ci arriviamo. Sì, ci arriviamo. Passiamo qua sotto e dai, utilizziamo questo scatolone. Però, sì, ce n'è un altro, quindi dobbiamo utilizzare invece questo piccolo cosino vario, non lo so. Non so cosa sia. Voilà. Io in realtà sto praticamente andando a caso, perché sta parte non me la ricordo e sto andando anche parecchio di intuito. Sì, di qua. Ah no, ok, di là non c'era niente. Qui c'è un altro ascensore. E quindi ci danno tempo di chiacchierare, credo. Oh, stiamo andando giù? O la cosa è sempre la stessa? Cioè, dove clicchiamo? No, perché vedete che il tastino giù è un po' più acceso rispetto a quello su? Non lo so, credo che comunque in qualche modo lo capiremo se stiamo andando veramente giù oppure una cosa a caso, quindi andiamo sempre su così, è un dettaglio che in realtà è inutile o non serve a niente. Vediamo un po' se ci porta sul tetto, se magari si sbriga. Vediamo un po' che c'è scritto. Andiamo su. Ok. Eh sì, ci ha portato giù, questo credo che si veda chiaramente che è giù, vero? Sì, questo non è di certo un tetto. Dove dobbiamo andare? Passa sui tetti per giungere al centro commerciale, sopra gli agenti che incontri. Non c'è nessun agente per il momento. Non dobbiamo entrare. Perché... sì, dobbiamo andare di qua, è vero, c'ha ragione, devo far così, zac, sì. Ok. Però ora, non mi ricordo che c'è dopo, in realtà. Posso vedere che c'è qui? Raghi! Ahia. Raga, abbiamo trovato la valigia! Non l'avevo mai vista! E ora come risaliamo? Ah, qui c'è una porta. Wow! Non lo sapevo! Ok. Ah, siamo... Sì, siamo dentro. Ho visto qualcuno? Ma no. Tu vedi davanti a me? C'è questo qua. Ah no, eccolo! Raga, è velocissimo! Oh, che sta roba! Pure il caricamento del livello, però... Raga, ma chi è? Ma è velocissimo, è una roba strana! È una roba stranissima! Oi! Ah no, questo è un ascensore! Che funziona? Sì, funziona! Ok, stiamo andando su! Senza problemi! Però su questo vetro... Hello! Ai, mi sparano! Siamo passati per di qua, no? Credo sia questa la parte giusta. Non ne sapevo nulla. Non mi interessa niente, ora dobbiamo scappare.
No, non è la parte giusta! Aiuto! Aiuto! Salta, non te ne frega niente! Aia! La diversa ai piani alti. Ho capito. Lì ci sono delle scale, dobbiamo andare... Qui c'è un altro piano, come ci arriviamo a sto piano? Qui, lì c'è... Mi sa che... Forse di qua. Aspetta, sì. Sì. Devi arrivare al tetto. No, no, non di qua. L'unica parte forse è questa, sì, è questa. No. Ah sì, è là. Ci sono strutture di supporto e zone di manutenzione. Dovrebbe esserci anche una via d'uscita. Sì, ci siamo, qui non ci possono vedere, assolutamente. Guardate dove stiamo passando. Non ci hanno visto. Ah. Ok, lì c'è, qui c'è un'altra tubatura. Ok. È parecchio alto, quindi magari risolviamo così. Dici? Hai una trappola di Roburn? Non lo so. È più in alto di così, io non so che dirti. Qui c'è anche un'altra ventola, siamo appena usciti dalla ventola. Ci sono un'altra ventola. Sì, sì. Senti, non ho capito che ha detto. Non ho capito. Però ha detto qualcosa, i sottotitoli non ci sono stati. Non so perché. Posso? Sì. Ragazzi, mi sa che ci stanno cercando. Cavolo. Oh, cavolo, di Bruxelles. Stanno chiudendo tutte le vie. Ok. Lo sa che... Ah, non m'ha visto. Vogliamo qualcosa del genere. Io scappo. Hanno aperto tutto, ma anche c'è qualcosa, possiamo salire qua. Qui, oh! Woohoo! Sì, ragazzi, stiamo andando veramente bene. Tutto mucho a caso, ma stiamo andando molto bene. Ok, qui ci sono delle scale, andiamo. Ok, qui c'è una porta, sì, di qua. Qui c'è un cosino. Ti manca solo una porta, poi sei fuori. Dov'è? Ah, di qua. Vai, non credo che ci possano raggiungere qui, vero? Pare che il mio amichetto sia tornato. Pensi che sia l'assassino? Non lo so, ma conosco la persona giusta. Piacere rivederti. Ci ho impiegato un po' a convincerlo, ma Robert ha parlato. Mi ha detto del suo appuntamento con l'assassino di Pope. E mi vuoi ringraziare, vero? Ma lì al New Eden, sai chi c'era ad aspettarmi? Non lo so, Fate. Ci vado solo per i biscotti. Un bel mucchio di sbirri. Non è che per caso sei ben informato al riguardo? No, Fate! Non c'entro! E poi, se ti volessi morta, non credi che ti avrei già uccisa di persona? Hai ragione, un verme come te non poteva. Andiamo, non dire così. Robburn è morto. Accidenti. Io non c'entro. Dovresti selezionare gli amici con più cura. Questo l'ho imparato molto tempo fa. E intanto, siamo ancora qui. E comunque, Fate, temo che il nostro breve incontro sia finito. Sai com'è? Cerca di non farti uccidere. Mark, ora puoi smettere di far finta di non ascoltare. Che c'è? Mi fai una ricerca sulla Pirandello Kruger Security? Certo, ma perché? Ho visto il nome in giro. Nell'ufficio di Robert. E non solo.
Ha un logo particolare. Trovato nulla? Le solite cose. Allarmi, recinti, auto blindate, sicurezza privata. In teoria protegge il nostro mondo. Dov'è la sede? Vari uffici in città. Ne ha aperto uno nuovo vicino al porto. Dammi le coordinate. Vado a dare un'occhiata. Fate, dirigiti verso l'edificio con il simbolo del cane. Puoi entrare dalla zona di carico. Ok. Beh, comunque io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!